Ora ci fermiamo qua per sapere chi è. Questa è una che sta vicino a Ravenna, vicino a, insomma, a quelle zone di Rimini, ed è, tutti lo sapete, era bello arrivarci quando arriva Francesca da Rimini, e lui è Paolo Malatesta, che Dante ha conosciuto, perché Paolo Malatesta era capitano del popolo a Firenze nel 1290 circa, e Dante aveva già più di una ventina d'anni, quindi l'ha conosciuto di sicuro. E anche il babbo di Francesca, perché Guido da Polenta, il padre di Francesca, ha fatto il podestà, era presidente della Repubblica a Firenze sempre in quegli anni là, quindi l'ha conosciuti tutti lui questi, eh? Ora cosa è successo? Che c'era una lotta fra queste due famiglie, Malatesta e da Polenta, a Rimini e a Ravenna. Allora facevano matrimoni, li combinavano, e combinarono un matrimonio con Francesca da Polenta, bellissima, narrano le cronache, e Gianni Malatesta, detto Ciotto, quindi Gianciotto perché era storpio, e lei non lo sapeva, per fare la pace con queste due famiglie. Sfortunatamente, narra i Boccaccio, non si sa se è vero, Paolo Malatesta, il fratello di Gianciotto, che era bellissimo, portò la procura di matrimonio a Francesca, la guardò e disse: oh mamma mia, com'è bella questa. Lei guardò lui e disse: oh mamma mia, com'è bello questo. Pensava lei che lui fosse il marito, e gli disse grazie, e lei disse di niente, e rimase anche lui impressionato. Ma lì per lì non sapevano niente l'uno dell'là, si guardarono in maniera straordinaria. Quando lei si trovò però nel letto il suo fratello, stiamo a sentire che cosa successe. E lei dice chi è: si è della terra dove nata fui, sulla marina dove il po' discende per aver pace cosa guaci sui. Ora ci sono 8 endecasillabi.